Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Caltagirone, campo di gioco Pino, buongiorno. La lunga attesa finisce qui alle 16.30 del 29 aprile 2018, giorno nel quale infatti si disputa il match salvezza tra Caltagirone e Atletico Catania relativamente alla stagione appunto 2017-2018 nel campionato di eccellenza. Ma veniamo agli schieramenti. L'Atletico Catania in campo con Di Carlo, Longo, Stancampiano, Bonnici, Reale e Russo, Licciardello, Divenuto, Corona, Torcivia e Copia. Ecco il Caltagirone, Polessi, Amadou, Butiglieri, La Marana, Italiano, Genovese, Conti, Susso, Giaquinta, Ruscica e Floridia. L'arbitro dell'incontro è il signor Matteo Canci della sezione arbitrale di Carrara, assistito da Josef Russo e Giuseppe Minutoli di quella di Messina. L'arbitro consulta a vista i propri collaboratori per verificare che tutto sia in ordine, partiti in questo momento. Dunque pericolosamente in attacco l'Atletico che si porta ai 20 metri sinistro, Divenuto, la palla accompagnata con lo sguardo a fondo campo ma sicuramente battuta insidiosa del numero 8 atletista. Batte e ribatte a centrocampo quella di Giaquinta che riesce a servire Floridia, quindi su solo il lancio, c'è lo scatto di Conti, Conti a metri. Si porta in aria, il destro di Conti deviato e la palla che si ritrova lì tra le braccia di Carlo. Altra palla, gol ghiottissima sul destro di Beppe Conti. Il lancio a cercare lo scambio con Copia, ancora Stancampiano, parte il suo traversone, chiama palla, non la prende, attenzione, clamoroso autogol di Nicola Polessi, incredibile, l'Atletico passa in vantaggio. Clamoroso errore tecnico dell'esperto Nicola Polessi che ha chiamato palla, forse tradito da una leggera raffica di vento che ha fatto un attimino cambiare traiettoria la sfera, non l'ha bloccata e involontariamente l'ha deviata dentro la propria porta. Dalla lunetta mi pare Giaquinta che chiama lo schema. La tocca da terra, arriva Floridia, spalla la porta, si gira, trova il varco, il cross in aria, colpo destro, gol! E il gol ha segnato Genovese e il Caltagirone pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gran giocata di Floridia, traversone in mezzo all'aria, 21esimo, Caltagirone 1, Atletico 1, gol di Sebi Genovese. Il fischio dell'arbitro, il traversone in aria, la sponda è uno schema, Corona e gol! L'Atletico si riporta in vantaggio, sclema che ha avuto l'effetto desiderato e l'Atletico riporta in vantaggio, è riportato in vantaggio dall'esperto bomber Giorgio Corona, è esattamente al 26esimo. Butiglieri si coordina per il corso, lo effetto sul secondo palo, il colpo di destra di Giaquinta, la palla sul palo e poi clamorosamente la palla proprio sulla linea di porta allontanata da un difensore. La palla toccata alla Marana, attenzione alla sponda, palla pericolosa ancora al limite, Corona, il sinistro, la palla sul fondo, ne approfitta Torcivia che serve la corrente, Divenuto, pericolosamente l'Atletico in avaria, carica il destro centrale, coi pugni respinge, la palla al limite. Partiti in questo momento, ancora Floridia, cerca il varco per il traversone, lo effettua a sotterra, l'inserimento di la Marana che scarta il portiere, il tiro sul fondo, il fischio dell'arbitro. Il destro di Ruscica di poco alto e palla sul fondo, nulla di fatto. Al volo Inter viene Longo, rilancio, attenzione, c'è lo scatto di Torcivia, uno contro uno con Genovese, il destro di Torcivia e la palla sul fondo. Rimessa intanto effettuata sul poderoso Corona, ancora Stancampiano, parte il cross in aria, al volo e la palla, fil di traverse sul fondo, altra palla, gol ghiottissima per l'Atletico, stavolta sul destro di Copia. Capitan Ruscica che dalle retrovie chiama in causa Butiglieri che si coordina per il cross, lo effettua teso la testa di Giaquinta che impegna severamente Di Carlo che smanaccia in calcio d'angolo. Chiama palla Genovese che è il più largo a destra, parte il cross teso, la palla che carambola, attenzione Floridia e gol, gol e la Caltagirone pareggia, rimpallo favorevole a Davide Floridia che al volo di collo pieno di sinistro schiaramente la palla in gol, Caltagirone 2 Atletico 2, gol di Floridia.
Floridia porta palla verso la tre quarti, va in dribbling, salta l'avversario, ancora Floridia, si porta a 25 metri, Floridia non passa il pallone, era tutto solo Conti, ma attenzione, l'azione è ancora viva e il sinistro di Lamarana è alto dai 25 metri. Ancora Buttiglieri, si fa vedere, riceve Floridia, parte il cross immediato al limite, si coordina il tiro al volo di Conti, la palla sul fondo. Tutto pronto, il fischio dell'arbitro, il destro di Licciardello, la palla centra aria, la testa di Susso, ancora Licciardello, attenzione, contro cross, lo finta, entra in aria, esterno destro, la palla pericolosamente, la palla se la trova lì, sulla linea di porta, Polessi che ha ben letto e reagito su questo tiro ravvicinato, bloccando il pallone a terra. C'è lo scatto di Susso, che ferma il pallone. Susso cerca di ragionare, pallonetto per l'arrivo di Lamarana, il tiro al volo, la respinta, la palla non agganciata a Floridia, ma resta viva l'azione, l'esterno destro di Rushik, non inquadra la porta e la palla sul fondo. La testa di Russo ad anticipare tutti, rimpallo che finisce Susso, riesce a salire Floridia, carica il destro a Floridia, non inquadra la porta, la palla sul fondo. Perde palla, attenzione alla Marana che parte, c'è il contropiede, attenzione, 4 contro 4, il servizio in aria, Susso, il tiro va a chiudere splendidamente lo specchio della porta di Carlo, e Atletico Catania che si salva, evita pure la rimessa laterale di Carlo, è incredibile. Sul punto di battuta c'è il solito Licciardello, fa movimento anche Corona, parte il destro raso terra in uno schema, il tiro, la palla fermata lì, e il gol! Il gol dell'Atletico al novantesimo è un gol beffa per il Caltagirone, che ancora per l'ennesima volta si fa trafiggere sul calcio piazzato. Al novantesimo il 3-2 dell'Atletico Catania. Amadou si coordina, parte il cross, lo stop, la sponda e la destra di Navanzino, la palla sul fondo. Servito Abdullahi, ancora Capitan Rushika, il cross sotto misura, la palla, ancora traversa, ancora lì, incredibile. Porta dell'Atletico stregata, palla gol dopo 9 minuti di recupero al 54esimo e arriva il triplice fischio. A salvarsi l'Atletico Catania, il Caltagirone retrocede in promozione. È tutto dal Pino Buongiorno di Caltagirone. Si salva l'Atletico, retrocede il Caltagirone. Alla prossima!